sulla terra siamo una missione. Con il sorriso porteremo la felicità. Oh, sulla terra siamo una missione. Con il sorriso porteremo la felicità. Ciao a tutti, ci siamo visti qualche giorno fa parlando un po' degli inizi della casa di Mogi das Cruzes in Brasile e adesso parliamo degli inizi invece della casa del Messico. Io avevo nella mente il Messico dei film, quindi mi aspettavo deserto, cactus, questo tipo di vegetazione. E quella sera non ho fatto in tempo a vedere niente perché era proprio una di quelle sere buie, non si vedeva niente. Alla mattina, quando ci siamo svegliati, la sorpresa è stata grande perché era un posto fantastico in mezzo al verde, pini, tanti pini, tanto bosco, quindi non è stata proprio una sorpresa, ecco. E la casa era già molto bella, nel senso che non c'è stato bisogno di fare grandi lavori di pulizie. Ovviamente in giro sì, ma non era in stato di abbandono, ecco. La casa in sé era già molto accogliente perché il donatore Emilio aveva preparato questa casa per fare una casa di ritiri. Di conseguenza c'era già delle stanze ben fatte, con bagni, refettorio, cucina, già abbastanza stile comunitario, e una cappellina all'interno di questa casa. Quella che si vede spesso sulle foto, diciamo una casa lunga con una cupola, che è proprio la cappellina, molto piccola però molto accogliente, e ci dava la possibilità anche poi col passare del tempo, quando già eravamo di più, aprivamo il cancelletto, usavamo il corridoio, e per un po' di anni è stata la cappella, diciamo, ufficiale, ecco. La provvidenza è stata sempre molto tangibile. Molto tangibile, la presenza della Madonna lì è stata forte. Già ci aspettava, perché comunque entrando nella casa, proprio all'entrata, c'è una statua proprio altezza naturale, altezza di persona, in pietra, della Madonna di Guadalupe, che è la Madonna di questi posti ed è una devozione molto sentita dal popolo messicano, è la patrona delle Americhe. Diciamo che sia nell'America del Nord che del Sud è molto venerata, ma in Messico è proprio molto sentita questa presenza. È una presenza che a noi ha sempre colpito tanto ed è stata sempre molto presente e tangibile in tutto quello che si è fatto. E i primi lavori, diciamo, di costruzione sono stati quelli della costruzione della stalla, perché il primo segno della provvidenza è stata proprio una mucca con suo vitellino. Dopo che per un bel periodo, un bel po', abbiamo mangiato la mattina solo tè fatto con le foglie di limone, perché c'erano tantissimi, ancora oggi ci sono tante piante di limone, tè di limone fatto con le foglie e marmellata di limone, e dopo un po' ci voleva un cambio, ecco. C'è stata questa tangibile segno della provvidenza, e di conseguenza abbiamo iniziato la costruzione di questa stalla. Ed Elvira è stata molto molto saggia, perché essendo una donna molto osservatrice è stata con noi per un mese, dall'apertura è stata un mese con noi. Di conseguenza ha avuto modo di vedere, di conoscere la gente, la realtà, e da subito ha detto, cioè, noi non siamo qui per fare i borghesi, non siamo qui a fare i signori, quindi non compriamo, non facciamo niente di ordinare, telefonare e costruire. Facciamo come fa la gente. E aveva visto le casette del posto fatte con i mattoni di fango, e così ha voluto che facessimo noi. Quindi ci siamo messi a impastare, a
stile egiziani di 3-4 mila anni fa, impastare il fango con della paglia, con gli aghi di pino, con le cose che la gente del posto ci insegnava, e così abbiamo fatto. Allo stesso modo, le diceva la provvidenza, basta che vi guardate in giro e la vedete, guardate quanti pini, è tutta roba nostra. Se c'è bisogno di un trave, di una tavola, non si va a comprare. Qui ci sono i pini e voi le fate. E così abbiamo imparato, anche noi all'inizio ci hanno insegnato delle persone del posto, poi noi stessi li abbattevamo, tagliavamo lì sul posto, e a mano, tutto a mano, tutto verde, portare fuori i travi per la costruzione prima della stalla, ma poi anche dopo c'è stata la falegnameria, c'è stata una prima casa. Diciamo che in base alle esigenze della vita, quello che ci chiedeva, quello che nasceva nei cuori nostri, ma poi soprattutto con l'arrivo dei primi bambini, pian piano, ecco, tutto era abbastanza guidato, spontaneo, uscivano le persone giuste. È un po' questo, ecco. Ringrazio Suor Elvira ancora una volta, ringrazio proprio per la fiducia che ha avuto in me, in tutti quelli che eravamo, quelli che ancora oggi ci sono, perché comunque sono quelle esperienze che nella vita si fanno, rimangono indelebili, ed è bello ricordarle, proprio perché marcano la tua vita da lì in avanti per sempre. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Nel secondo mistero contempliamo come Gesù viene arrestato e flagellato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santísimo nombre de Jesús,
nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso. Un pez en la cruz que te dio.
Salvaggio tuo Figlio della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Thank you.
contempliamo Gesù muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Santa Maria, Madre di Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas mujeres y bendito fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor te salve, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, en secoli dei secoli. Amén. Lodato sempre sia. Il Santissimo Nome di Gesù. O mio Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, se ci cammino le tue misericordie della tua misericordia. O Immacolato nello Spirito Santo, per il potere che l'Eterno Padre ti ha dato, sugli angeli e sugli arcangeli, manda sui seri gli angeli, con la causa San Michele Arcangelo, a liberarci dal maligno e a guarirci. L'Eterno riposo torna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
gementi e piangenti in questa valle di lacrime, orsi dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Accogli le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Ti adoro, Croce Santa, che fosti ornata dal corpo sacratissimo del mio Signore, coperta e tinta del suo preziosissimo sangue. Ti adoro, mio Dio, posto in croce per me. Ti adoro, Croce Santa, per amore di colui che è mio Signore. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Per nostra Madre Pia, Angelo di Dio, che sei il suo custode, illumina, custodisci, reggi e governa lei, che ti fu affidata dalla pietà celeste. Amen. San Giuseppe, grazie, provvedi per noi. San Giuseppe, grazie, provvedi per noi. Signore, fai di me uno strumento docile e umile nelle tue mani, per conoscere e accogliere oggi la tua volontà su di me. Amen. Alleluia. Salutato Gesù Cristo, sempre salvato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi chiamo Fernando, e faccio parte di questa grande, bellissima famiglia della comunità Cenacolo ormai da 20 anni. E sono un ragazzo che è entrato in comunità, sono venuto quando ero bambino, sono entrato nelle missioni con 8 anni. E prima di tutto anche ho il cuore pieno di gratitudine verso la comunità, questa mia famiglia, verso Madre Elvira, verso tutte le persone che poi ci sono state nella mia vita e mi hanno aiutato a essere quello che sono oggi, ad arrivare fin dove sono oggi. Ecco, oggi sono contento di vivere e so che la mia vita è un dono di Dio e così io sono arrivato alla comunità Cenacolo tramite un'altra istituzione, no? Sono messicano e comunque io arrivo da un po' la mia storia, arrivo da una famiglia che siamo 4 fratelli e i miei genitori sono stati divorziati, così già da subito da bambino all'età di 5 anni si sentiva quella mancanza di amore in famiglia, quello che è una famiglia, l'unità, no? Proprio il dono della famiglia. E così sono andato via per strada con mio fratello, no? Perché ero molto affezionato a tutti, no? A tutti i miei fratelli, a mia madre, a tutto. E così sono arrivato per strada e ho vissuto circa un anno, no? 10 mesi in strada, no? E lì proprio ho perso me stesso, ho perso anche quello che... Non so, posso dire anche la mia dignità, no? La strada mi aveva segnato e mi aveva lasciato tanto male, non ho vissuto l'infanzia e comunque sì, avevo perso tutto, no? Persino la famiglia, persino me stesso, così quando c'è stato un signore che ci ha proposto di aiutare i ragazzi, i bambini di strada e io essendo il più piccolo sono stato... quello che hanno aiutato per primo, no? E
così non posso dire di essere convinto di uscirne di fuori di lì, no? Sono stato, penso, la Madonna e Dio che subito loro avevano già sempre cura sulla mia vita, su di me. Io credo questo perché poi oggi se mi vedo penso che io personalmente non avrei potuto fare tutto questo, arrivare fin dove sono con solo le mie forze, no? C'è stata quella forza sempre in più, quella volontà, è stato sempre Dio che c'è stato presente, grazie anche comunque alla comunità, alle persone che sono stati strumenti di Dio nella mia vita. In comunità ho imparato i valori fondamentali della preghiera, dell'amicizia e del lavoro. Così la preghiera è stata fondamentale per riuscire a guarire, ad accettare, ad accogliere il mio passato, no? Che comunque oggi, come dicevo all'inizio, sono contento e ho tanta voglia di vivere, no? di lottare, so che la vita comunque non è sempre facile. Non sarà mai facile, no? Però per quello la vita è fatta per lottare, no? Avere quella grinta che comunque oggi anche sento che non sono io a lottare, no? Sento che ho bisogno proprio di Dio per andare avanti, per comunque raggiungere anche i desideri, no? Raggiungere quello che senti nel cuore. Oggi mi ritrovo comunque qua in Italia, dopo 10 anni di aver fatto, di girato le case, di aver fatto la comunità, finite le esperienze, ho deciso adesso di prendere la mia vita in mano, di voler essere io a lottare, no? A portare avanti tutto quello che la comunità mi ha insegnato e mi ha dato. Comunque è rimasto e rimarrà sempre la mia famiglia, la comunità. Sono grato ancora a Madre Elvira, no? Anche se lei è là dentro, vive, porta avanti la sua croce, porta avanti le sue difficoltà, la vita, anche lei. Comunque, quando la penso, la sento ancora molto vicina, no? Come quando veniva in Messico a stare, a passare i tempi con noi. E non so, quando è così, mi viene tanta carica ancora, no? Pensare che comunque ha donato la sua vita e adesso tocca a me nel mio piccolo, nelle cose piccole che faccio, anche di avere quello spirito di donare la vita, no? di saper gioire per la vita. Comunque lei diceva che la vita è un dono bello, prezioso di Dio e lei è felice, e anch'io sono felice di poter fare, spero sempre il meglio nella volontà di Dio. Questo, grazie. Eccoci, siamo anche noi in Messico, siamo arrivati poco dopo esserci sposati, siamo contenti perché, ecco, manda me. Questa è una voce che ho sentito nel cuore all'inizio della comunità, quando Elvira era stata in Brasile ancora prima di aprire. Poi sono stata là e l'ha incontrato Fabrizio, ci siamo sposati. E dopo pochi mesi siamo arrivati in Messico. Sono contenta di salutare tutti, di ringraziare, di contemplare ogni giorno e di vedere come in questi anni per davvero Dio è sempre stato così vicino a noi. Vi ringrazio per le preghiere, vi ringrazio per tutto quello che fate, per averci accompagnato anche in questo rosario, per aver pregato con noi. E tu? Ma ecco, manda me, per me non è proprio andata così, no? Cioè, diciamo che mi hanno mandato in missione, no? Ricordo Elvira e Stefano che così mi hanno detto, Fabrizio, mi hanno chiamato, mi hanno detto, Fabrizio, abbiamo pensato che vai in missione in Brasile, e così, diciamo che inizialmente ero contento, preoccupato, però anche contento perché ho detto faccio qualche mese e poi dopo così esco dalla comunità. Invece il cammino è cambiato, ringrazio, no, per questa visione che ha avuto Madre Elvira, Padre Stefano, che sono qua, che sono sposato con Anna, siamo contenti di essere qui in missione dove viviamo con questi bambini, con questi doni di Dio, no? Viviamo insieme,
ci rispettiamo, ci amiamo, e cerchiamo il bene, no? E soprattutto loro mi stanno facendo un grande bene a me, come persona, no? E quindi io ringrazio anche la comunità, perché ma per tante cose, ma una che mi viene in mente è per la fiducia, no? Che mi ha dato subito e mi dà anche tutti i giorni, no? Di poter vivere questa missione, il dare, stare con i bambini, avere in mano delle vite e quindi dei doni preziosissimi, no? E questo, grazie anche per le preghiere, no? In questo momento che siamo lontani ma vicini con, per mezzo della preghiera che ci unisce, ci dà la forza, noi qua in missione lo vediamo, no? Tutti i giorni per andare avanti, per superare le difficoltà e se no anche per condividere, per essere anche felici in questo momento così un po', diciamo, particolare. Grazie per pregare con noi e anche noi di pregare con voi in questo mese così missionario. E se qualcuno sente nel cuore e comanda me, ne vale la pena, quindi sì. Vi aspettiamo, perché nelle missioni c'è proprio bisogno di qualcuno che ci aiuti. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Super.